Buonasera, buonasera a tutti. Bentrovati al Centro Atlante di San Marino per la prima di quattro domeniche di sport. Sono quattro domeniche pomeriggio che sono state organizzate proprio per dare risalto ai settori giovanili del nostro territorio che si mettono maggiormente in evidenza e che propongono i sani valori dello sport, quindi che fanno crescere i nostri ragazzi, i nostri giovani, i nostri bambini. Possiamo fare un applauso iniziale innanzitutto al Centro Atlante che ci ospita, perché è grazie al Centro Atlante, al direttore Marco Bizzocchi, che ha abbracciato questa iniziativa, che possiamo essere qui quest'oggi e presentarla anche in televisione, ovviamente su Icaro TV tramite la nostra redazione sportiva Icaro Sport. Ospite di questa prima domenica l'Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista, e allora fatevi un applauso questa volta voi. E allora chiamo qui sul palco per una presentazione proprio della società il presidente Claudio Betti, il responsabile tecnico del settore giovanile Elvio Seligini, il responsabile della scuola calcio area Piccoli Amici Paolo Astolfi e il responsabile dei preparatori atletici Davide Cicognani. Benvenuti, venite tutti qua, un passettino avanti qui al mio fianco. Allora presidente, inizierei con lei perché dobbiamo presentare l'Accademia. Allora, un'Accademia che è nata per ricordare il più grande presidente della Rimini Calcio, non me ne vogliono gli altri, ma insomma quello che ha fatto Vincenzo Bellavista per il Rimini è sotto gli occhi di tutti e la storia parla per lui, ed è nata proprio per il settore giovanile, quindi per i giovani, per i bambini. Sì, siamo nati con lo scopo di puro settore giovanile e lo stiamo portando avanti, penso, in una maniera eccellente. Da quest'anno abbiamo la novità della prima squadra perché ci è sembrato giusto dare sfogo a tutti questi ragazzi, di dire almeno la mia aspirazione è quella di esordire in prima squadra. Ce l'abbiamo fatta e andiamo avanti. È chiaro che però sì, ci sta l'applauso giustamente, e Claudio, è chiaro che l'ambizione principale dell'Accademia è quella di far crescere questi bambini, questi ragazzi di cui vediamo oggi solo una piccola parte, se vogliamo. Beh certo, qui solo una piccola parte perché siamo circa 300 e quindi tutti quanti sarebbe stato bello, però impossibile. È chiaro che noi vogliamo continuare e vogliamo far bene per il settore giovanile, vogliamo far bene per i nostri ragazzi. Poi la continuità viene naturale, se fai bene nel settore giovanile fai bene anche per la prima squadra, però non abbassiamo mai la guardia per il settore giovanile. I nostri risultati sono sotto gli occhi di tutti e soprattutto i principali attori sono loro che tutto lo staff completo di Accademia Rimini Calcio, e qui dal settore giovanile, il responsabile del settore giovanile Elvio Seligini, Paolo Astolfi, Cicognani, Davide, detto il prof, perché veramente è un personaggio grande, e tutti i ragazzi che sono là e anche quelli che non ci sono. Il premio va sicuramente, il riconoscimento va sicuramente a loro e a tutti i ragazzi. Certamente. Parliamo anche di un memorial, che è il memorial ovviamente Vincenzo Bellavista, organizzato dall'Accademia. È ormai un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati di calcio giovanile, con sempre maggiori successi e sempre maggiore anche partecipazione a livello anche di nomi di squadre nazionali, anche se non sbaglio insomma anche internazionali. Quella era la volontà, l'apertura, no, non so se già ci sarà stata. No, allora internazionale ancora non è, ancora no. Quindi nazionale, qui ci vorrebbe Marco Liardini per spiegare meglio il 2016, perché io sono già proiettato per il 2017. Il memorial è importante, sta sempre prendendo piede in campo nazionale. Noi vediamo le richieste che ci arrivano, purtroppo dobbiamo lasciare fuori tante squadre. Non ultima, ci dispiace, purtroppo la Juventus ci ha chiesto di partecipare con una seconda squadra, abbiamo dovuto dire di no perché non abbiamo posto. Come dicevo, il 2016 è già in asti di partenza, io sto lavorando per il 2017 perché con le società professionistiche Serie A e Serie B bisogna programmare bene e bisogna che le cose vengano fatte bene.
in pochi si possono permettere di dire no alla vecchia signora, però insomma è anche positivo il fatto che si favoriscano squadre, diciamo, italiane, no? Per questo non c'è stata l'apertura internazionale quest'anno. Certo, certo. Poi anche i meccanismi cambiano e quindi i regolamenti cambiano leggermente. In ogni caso voglio specificare, non è che abbiamo detto no alla vecchia signora, la vecchia signora c'è, quindi la Juventus ritorna, sono 3 anni che torna. Tornare 3 anni a questo Memorial per noi è veramente un onore. La vecchia signora non si ripete se non si trova bene. Abbiamo dovuto semplicemente dire di no perché avevamo chiuso le iscrizioni e loro ci hanno chiesto un'iscrizione in più. Tutto qui. Perfetto, allora entriamo anche un po' più nel dettaglio per quanto riguarda i ragazzi e Elvio Silighini, perché dicevamo è una società, l'Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista, che è nata per i giovani, è nata come settore giovanile e quindi è nata per dare valori innanzitutto legati allo sport a tutti questi giovani ragazzi che vediamo qui oggi anche qui al Centro Atlante. Sì, certo, l'obiettivo fondamentale è più che crescere il calciatore, che è comunque importante, crescere la persona sotto e tutti gli aspetti, non ultimo quello educativo, anzi direi il primo è quello appunto educativo, è quello di crescere delle persone civili, educate, con una buona moralità, con un buon senso civico, e questo credo che il calcio sia proprio, come dire, lo sport per eccellenza, che se ben fatto, perché questo è il punto, se ben fatto può effettivamente essere un volano e dare un contributo decisivo per raggiungere questi alti valori che poi, voglio dire, un paese se li ritrova, insomma una comunità se li ritrova. E quindi l'obiettivo è questo, è un obiettivo anche ambizioso se vogliamo, ma quando si deve raggiungere un obiettivo è meglio cercare di puntare in alto e cercare di essere anche da questo punto di vista ambiziosi, convinti che comunque con il lavoro di tutti, il contributo di tutti, come diceva giustamente prima il nostro presidente, si possa veramente ottenere. Detto appunto che la cosa principale è la crescita dell'uomo, prima ancora che quella del calciatore, però i risultati sono notevoli anche per quanto riguarda la crescita dei giovani a livello tecnico, no? Allora che cosa possiamo dire in merito? In merito possiamo dire che anche qui la crescita deve essere, visto che siamo in un settore giovanile, la crescita credo che debba essere misurata soprattutto dalla crescita individuale ancora più che dalla crescita in termini di risultati, perché poi chiaramente le due cose sono molto correlate, perché è ovvio che se dal punto di vista individuale la persona, il calciatore riesce a esprimere valori elevati, questi gioco forza si ritrovano catapultati nell'ambito del risultato di squadra, questo è evidente. Però è un po' così, per fare un esempio che mi è caro, dico che nel settore giovanile il fine, l'obiettivo sono le persone e la squadra è lo strumento per arrivare all'obiettivo, che è appunto costituito dalla crescita delle persone. Magari nell'ambito di uno sport invece calcistico per adulti cambiano le situazioni, nel senso che si ribaltano. E l'obiettivo è il risultato e i giocatori servono per questo. Giustamente, giustamente. E passiamo a chi cura anche l'aspetto, perché abbiamo detto viene curata la crescita soprattutto diciamo umana, no? Dell'uomo, viene curata anche la crescita fisica e anche quella atletica, no? Allora chi meglio del professor Cicognani ci può raccontare come viene curata nell'Accademia proprio la crescita fisica dei ragazzi? Sì, allora innanzitutto noi possiamo dividere l'aspetto motorio in due parti. La prima parte che arriva dai piccoli amici fino al primo anno dei giovanissimi, dove noi curiamo l'aspetto, lo sviluppo delle capacità coordinative, ma soprattutto il consolidamento e l'alfabeto motorio. Chiaramente il tutto lo leghiamo al gesto tecnico, però mentre dai giovanissimi, seconda fascia, l'aspetto fisico diventa più importante, noi curiamo l'aspetto condizionale, dove abbiamo la resistenza, la velocità e la forza.
chiaro che se noi lavoriamo bene, è una piramide, lavoriamo bene alla base con i piccoli amici e i pulcini, sicuramente ci troviamo un ragazzo che diventa atleta e poi giocatore, perché innanzitutto noi prima, d'accordo con Elvio, valutiamo il ragazzo, arriva il ragazzo, poi arriva l'atleta, l'atleta che deve costruire il suo alfabeto motorio, che è fondamentale per poter affrontare l'aspetto ludico del gioco, ma è tecnico, perché partiamo dal presupposto che il gioco del calcio è un gioco non solo individuale, ma un gioco di squadra, e quindi anche nei piccoli amici e nei pulcini facciamo in modo di rendere l'aspetto motorio ludico con il contatto con i compagni. Visto che se ne parla tanto a livello sociologico, a livello di ricerche, anche a livello, se vogliamo, insomma, di sanità, qual è il livello dei nostri giovani di oggi? Come si presentano quando arrivano praticamente in una scuola calcio, o quando arrivano, insomma, che già hanno qualche anno in più, quindi si presentano all'accademia, in che condizioni arrivano? Sono già, diciamo, ben impostati, oppure bisogna fare un lavoro particolarmente difficile? Allora, qui diciamo che la scuola ci dovrebbe venire incontro, purtroppo ancora il Ministero non è in grado di poter assolvere all'attività motoria alle scuole elementari, perché secondo me l'attività motoria, e non solo motoria ma anche quella musicale, perché attenzione, l'attività motoria è legata alla musicalità e al ritmo, di conseguenza è fondamentale fin dai piccoli avere la possibilità di approdare all'aspetto motorio. Purtroppo ancora il Ministero non ha messo scienze motorie nelle scuole materne e scuole elementari, speriamo che a breve. Quindi noi cosa dobbiamo? Sopperire a queste cose, quindi la società sportiva deve fare anche attività motoria, perché l'alfabeto motorio è come, per fare una frase per intenderci, prima dobbiamo conoscere gli articoli, poi i nomi e poi i verbi per poter costruire la frase. E qui l'alfabeto motorio è importante, perché ricordiamoci che noi abbiamo a che fare con dei ragazzini che sono in età evolutiva, soprattutto tra i piccoli amici e i pulcini. E allora, visto che parliamo di piccoli amici, andiamo da Paolo Stolfi per entrare un po' più nel dettaglio per quanto riguarda questo settore dell'Accademia, che è sempre più in crescita a livello numerico. Sì, noi nell'attività di base, quindi con i piccoli amici, esaltiamo come obiettivi appunto l'aspetto giocoso, l'aspetto emotivo, educativo e di esperienze motorie. Cerchiamo di allargare la base motoria il più possibile, sfruttando questa meraviglia che è la palla che rotola, e la possibilità di dare un calcio alla palla emotivamente ti dà la possibilità di socializzare, di apprendere, di imparare, di divertirti. Fondamentalmente noi gettiamo i primi mattoni che poi verranno sviluppati in seguito per formare un bambino che sia emotivamente maturo, educato il più possibile e che abbia un'esperienza motoria la più ampia possibile. Quindi noi cerchiamo proprio di fondare sull'aspetto ludico, emotivo e motorio tutto il nostro lavoro. Ecco, nell'ottica anche della crescita, parliamo anche del ruolo dei genitori, perché ogni tanto se ne parla, ma forse neanche troppo, perché invece i genitori sono parte integrante del progetto sportivo di una società. Sì, noi tutti e io personalmente cerco per quanto possibile di coinvolgere i genitori in questo progetto generale, perché loro hanno un ruolo fondamentale di collaborazione con noi. Noi li vediamo alcune ore durante la settimana, è chiaro che loro sono la nostra cartina di tornasole di quelli che possono essere tutte le problematiche, le difficoltà, perché hanno il bambino sott'occhio quotidianamente, quindi possono a casa raccogliere un po' tutte quelle che sono le esperienze, le difficoltà. E se tra noi non si crea una collaborazione più che sufficiente, questo è un peccato, perché se si crea questo, il bambino, a mio avviso, dall'esperienza di tanti anni, può fare veramente dei progressi importanti, soprattutto come crescita individuale, ovviamente. Benissimo,
Allora, io per il momento vi ringrazio, ma tra poco vi rivedrò sul palco, perché insomma, in base alle annate che seguite, che seguono soprattutto gli allenatori, adesso è il momento, entriamo nel momento clou della presentazione, perché insomma abbiamo detto questa idea è nata per dare risalto ai settori giovanili e quindi in primo luogo per dare risalto ai bambini e ragazzi che giocano. E allora adesso è il momento dei veri protagonisti in campo. Iniziamo con i piccoli amici, con Paolo Stolfi che rimane qui con noi sul palco. Prego, venite! Eccoci qua! Ribadiamo, per i numeri altissimi dell'Accademia è solo una rappresentativa, possiamo dire così, come insomma così sembra quasi una nazionale. Allora, siete pronti? Eccoli qua in fila, siamo pronti anche con le nostre telecamere per farvi presentare. Vi chiedo anche, oltre al nome e al cognome, il ruolo in cui vi piacerebbe giocare, se l'avete già deciso. Fabri Christian, attaccante. Attaccante, ti piace fare gol? Sì. Bravo Cristian. Astolfi Luca, mi piace fare il portiere. Il portiere? Qual è il tuo mito? Hai già un Buffon, Handanovic, c'è qualcuno che ti piace in maniera particolare? No. No, va bene. Massimiliano Biondi. Un ruolo? Portiere. Portiere, anche tu. Tu ce l'hai un mito già da seguire? Sì. Buffon. Gigi Buffon. Gianmaria Maduzzi. C'è un ruolo? Sì, portiere. Ma tutti portieri siete? Una generazione di portieri. Tu ce l'hai un idolo? Diciamo anche attaccante. Un giocatore che ti piace tantissimo? Sì. Chi è? Buffon. Sempre Gigi Buffon, tanti piccoli Buffon. Mattia Marchetti. Hai un ruolo già? È attaccante. Attaccante, beh, perché se no tutti i portieri, insomma, si fa fatica, deve giocare uno per squadra. E hai un giocatore preferito? Leo Messi. Leo Messi, insomma, si punta in basso giustamente, ma hai ragione. Manuel Capitani. Un ruolo dove ti piacerebbe giocare o dove giochi già anche? Attaccante. Attaccante, un giocatore preferito? Messi. Messi. Ami. Sì? E che ruolo? Se ce l'hai, eh? Portiere. Portiere, anche te. Il tuo idolo? Gigi Buffon. Gigi Buffon. Sono quattro i portieri, ho contato bene, sono già quattro portieri. Ah sì, no, perché ruotano, sì, è chiaro, sì. C'è mio figlio che continua a dire che fa il portiere, anche se non gioca quasi mai in porta, però continua a dirlo. Nicola Lombardi, attaccante. Attaccante, il tuo giocatore preferito? Messi. Riccardo Frisoni, attaccante. Paolo Dybala. Oh! Bravo, perché rimaniamo in Italia. Leonardo Romualdi. Il mio ruolo è l'ala. L'ala, quindi entriamo già nello specifico. Hai un giocatore a cui ti ispiri? Neymar. Neymar, hai detto niente. Lorenzo. Ala. Il mio giocatore preferito è Neymar. Neymar, adesso andiamo lì sugli esterni per completare, perché insomma insieme a Messi ci vuole anche Neymar. Andrea Bruschi. Ruolo? Ruolo difensore. Giocatore preferito Cristiano Ronaldo. Ok, Cristiano Ronaldo, ma difensore, perché abbiamo il portiere, attaccanti, insomma ci mancava un po' ancora la difesa. Bravo, giusto. Thomas Trezza. Un ruolo dove ti piacerebbe giocare? Centrocampista. Giusto, ci mancava anche il centrocampo. Un giocatore preferito? Iniesta. Iniesta. Qua vedo che si vede molto insomma il Barcellona, mi sembra di capire, a casa? Matteo Murgia. Il ruolo dove ti piacerebbe giocare? Attaccante. Attaccante, il tuo giocatore preferito? Dybala. Dybala. Benissimo, allora un grandissimo applauso, mi levo così un'altra inquadratura giustamente per i piccoli amici dell'Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista, bravissimi! Allora, saliamo leggermente insomma d'età, andiamo con i Pulcini, annate quindi 2005, 2006, 2007,
Anche in questo caso ricordiamo c'è solo una piccola parte dei giovanissimi presenti. Allora, se mi potete raggiungere sul palco, quindi Pulcini insieme a Mirko Maduzzi, Giacomo Corazzi, Marco Maffi e Davide Cicognani. Quindi torna il professore con noi, venite sul palco, qui siamo tanti. Allora, vengo un attimo avanti così, perfetto. Abbiamo anche una mascotte. Abbiamo anche la grande mascotte, abbiamo la mascotte. Vediamo allora, iniziamo con la mascotte. Fatemi un passo avanti, venite qui avanti, vediamo un po'. Ma qui la facciamo vedere questa mascotte, non so, dimmi quello che vuoi. Non mi dire niente allora. Mi fa un sorrisino allora? Un sorrisino? Sì? Dai, un sorrisino sì. Va bene. Bellissimo. Come si chiama la piccola mascotte? Mattia. Mattia! Un applauso a Mattia! Allora, io volevo anche parlare con i tecnici. Prima di presentare i ragazzi, venite, raggiungetemi qua in posizione centrale, venite qui, perché volevo un po' farmi raccontare, poi dopo entreremo nel dettaglio con loro, però l'attività con questi piccoli grandi calciatori. Buonasera. Niente, io ho un'annata praticamente in mezzo ai piccolissimi che sta crescendo. Ancora noi ci lavoriamo molto sul gioco, cominciamo a fare qualche partita anche con altre squadre. È veramente, veramente, hanno una forza, un'energia incredibile. È bellissimo star con loro, più che altro sono loro in questo momento qui che danno noi a livello di emozioni, che noi a livello di gioco loro. Benissimo, venite anche voi mister, voglio sentire anche il vostro parere. Ah niente, siamo contenti dei bambini che alleniamo, siamo una bella società che secondo me lavora molto bene, siamo soprattutto uno staff molto... Tra di noi siamo molto affiatati, siamo in tanti ad allenare anche per questioni organizzative, proprio per curare tutti i dettagli. E niente, speriamo di continuare così, perché secondo me si lavora veramente molto bene per il bene dei ragazzi e dei giovani bambini. Che altro aggiungere? Ma io è il primo anno che sono qui in Accademia, mi sono trovato molto bene, ho trovato una famiglia, un bel gruppo di allenatori molto preparati, dove insieme si condividono gli obiettivi e si può crescere anche come istruttori 360 gradi. Il gruppo, ha detto bene Giacomo, è molto valido, i bambini sono numerosi, per cui siamo contenti, speriamo solo di continuare così in questa seconda fase della stagione. Perfetto. Siamo dimenticati del sì. Dov'è il mi? Fabio Berra. Allora, io ce l'ho anche, no, ce l'ho per gli esordienti. E anche Pulcini. Allora, Fabio Berardi, venga qua, mister, venga qua. Fabio Berri, perché ormai non esiste più il cognome quello vero, no? E poi tra l'altro ci conosciamo, ci incontriamo. Mister del 2005, sì. Però va bene perché... ecco, che salutiamo anche Marco Lerdini, che è tra l'altro un ruolo molto importante all'interno dell'Accademia. Vi facciamo un applauso per tutto quello che fa a livello organizzativo, che purtroppo oggi giocando non può essere qui con noi, no? Perché è domenica pomeriggio. Allora, che cosa possiamo dire in aggiunta a quello che hanno detto già i tuoi colleghi? Ma quello che posso dire proprio in aggiunta, anche mi collego proprio a Mirko, perché sono qui all'Accademia da 4 anni, quindi proprio... sono partito con i 99-2000, ho aiutato i 2001-2002, ho aiutato loro, poi 2004-2005 quest'anno. Veramente mi sono sempre trovato bene con tutti. E ho detto grazie anche ai genitori, perché ho sempre avuto gruppi educati che si sono comportati bene, che sono state le regole, perché non è facile, perché chiaramente come società, come allenatore, si deve dare dei paletti, delle regole tutti. E li hanno sempre seguiti, no? Sono sempre stato fortunato e bravi loro. Benissimo, davvero. Bravi tutti, rimani con noi, dopo ci rivedremo per l'altra annata. Iniziamo a sentire allora questi giovani campioni.
a chi si ispirano, quindi ditemi nome, cognome, il vostro ruolo se ce l'avete già e anche ditemi direttamente il vostro giocatore preferito. Pietro Massali, attaccante, Paolo Dybala. Paolo Dybala, iniziamo bene, bravo. Emanuele D'Adamo, attaccante, Paolo Dybala. Federico Benassi, attaccante, Paolo Dybala. Paolo Dybala, c'è un po' pensato, attaccante però sicuro, attaccante sicuro. Dybala ancora devi decidere? Io ne ho due, io ne ho tre. O Messi, due insomma, di poco. Tre. Tommaso Jesus Fonseca, attaccante, Balotelli, Neymar e Dybala. Perfetto. Sai che c'è anche un Fonseca, te l'hanno detto noi tuoi, che è famoso, eh? No. No, vabbè, dopo fatelo dire allora, perché... E Glicota, attaccante, Messi e Dybala. Perfetto. Nicola Della Rosa, centrocampista, Paul Pogba. Paul Pogba. Nicolo Lepri, centrocampista, Claudio Marchisio. Claudio Marchisio, un altro grande... Sei un intenditore, perché è un giocatore davvero dall'intelligenza tattica notevole. Samuele Benassi, attaccante, Higuain. Higuain, tifi Napoli? No. No, però ti piace molto Higuain. Filippo Valentini, ala, Neymar. Dennis Nicolas, attaccante, Cristiano Ronaldo. Pietro Bartoletti, portiere, Neuer. Neuer. Marco Paolizzi, difensore, Chiellini. Alberto Zighetti, ala, Jovetic e Messi. Mele Michele, portiere, Andanovic. Andanovic, ex Rimini tra l'altro. Dell'epoca Bella Vista, scusami. Massimo Brigidi, idolo Insigne. Antonio Velotti, idolo Higuain. Attaccante? Sì. E Thomas Cicconetti, ho molti idoli, sono un difensore e uno di questi è Thiago Silva. Manuel Bordoni, esterno, idolo Neymar. Samuele Roverelli, esterno, idolo Dybala. Francesco Chiarabini, portiere, Neuer. Gianmarco Alvisi, centrocampista, Dybala. Diego Zamparini, portiere, Neuer. Giovanni Ricci, trequartista, il mio idolo è Del Piero. Diego Pasquinelli, terzino sinistro, Alessandro. Mattia Moretti, il ruolo è il trequartista, l'idolo è Ricchiuti. Ricchiuti! Giusto, giusto. E qualcuno chiede chi è, insomma, è stato... recentemente capitano del Rimini, però insomma ha scritto pagine importanti proprio di quel Rimini di Bella Vista. Federico Gabriele, terzino destro, Paul Pogba. Pogba, allora, voi cinque che rimanete, fatemi un passo in qua così vi facciamo vedere. Di qua, venite più vicini. Perfetto, ecco. Iniziamo con te. Lorenzo Giovagnoli, difensore destro, Chiellini. Samuele Lombardi, esterno, Quadrado. Quadrado. Matteo Sarti, centrocampista, Pjanic. Matteo Pellegrini, difensore sinistro, Chiellini. Filippo De Michele, esterno sinistro, mio fratello e Messi. Tuo fratello? Dove gioca tuo fratello? Nell'Accademia. Grandissimo, grandissimo. Avete detto tutti, vero? Non ho saltato nessuno. Perfetto, e lì è presente, dopo lo vedremo allora, vedremo dopo l'idolo, giustamente, è in famiglia, che fortuna. Allora un applauso ai Pulcini dell'Accademia. Eccoli qua, voi il palco ragazzi. Perfetto, andiamo avanti e parliamo di esordienti, quindi categorie 2004 e 2003. Chiamo Davide Cicognani, sempre, che può rimanere con noi, insieme proprio a Fabio Berri, visto che era già qui sul palco. Ecco qui, ci alziamo ulteriormente di altezza, eccoli qua. Quindi categorie esordienti, anche da voi
Voglio sapere nome e cognome, ruolo, visto che da voi ormai è definito, e anche il vostro idolo. Non spingete che tanto ci stiamo tutti o comunque riusciamo, un palco grandissimo. Ringrazio ancora una volta il Centro Atlante davvero per averci messo nelle condizioni migliori per la nostra trasmissione. Iniziamo. Sebastian Marzola, ruolo attaccante, idolo Ibrahimovic. Ibrahimovic. Patrick Pavan, terzino sinistro, quadrato. Idolo. Alessandro Proverbio, ruolo esterno destro, idolo Dybala e Ramsey. Perfetto, mi fermo un attimo per sentire un attimo con i tecnici, questi ragazzi allora come se la cavano? Allora, la categoria esordienti 2004 e 2003, 2004 giocano a 9, mentre 2003 a 11. Gli allenatori sono Marco Leardini e Massimo Finotti. Massimo Finotti è anche l'allenatore del mister della prima squadra. Speriamo che oggi possa fare un bel risultato a San Lorenzo. Stava vincendo benissimo. E quindi comunque i ragazzi stanno crescendo tantissimo, noi siamo molto soddisfatti. Molto bene. Fabio, vuoi aggiungere qualcosa? Molto bene, anche io con loro mi collego, mi aggancio quando ci sono anche le partite oppure se c'è bisogno durante gli allenamenti, perché sennò sono con Marco. Anche loro sempre educati tutti, con loro già cominciamo a ragionare per mesocicli, quindi obiettivi a 2 mesi, obiettivi a 3 mesi, magari passaggi, trasmissione eccetera, quindi dopo ci agganciamo al prof che di conseguenza fa perfettamente mirati esercizi apposta per il motorio, insomma con il prof è facile, dai, loro sono bravi, dopo si impara per forza. Ditemi, vi fa lavorare molto il prof? Un po'. È un po' tanto, eh? Tommaso Sebi, centrocampista, Rugani. Edoardo Aristodemo, attaccante, Carlos Bacca. Ghetti Moroli Nicola, difensore centrale, e il mio idolo è Messi. Marco San Marco, il mio idolo è Snyder. Federico Ciriaco, il mio ruolo è difensore, e Del Piero. Mio nome è Tommaso Mercurio e come idolo è Hazard. Samuele Chiari, sono esterno destro e il mio idolo è Mauro Icardi. Pari Mattia, e sono attaccante, il mio idolo è Paolo Dybala. Luca Rinaldini alla destra e l'idolo è Ronaldo. Rico Montanari, attaccante, e Niang. Cristiano Bruschi, portiere, il mio idolo è Donnarumma e Neuer. Ciao. Uno nuovo, che è uscito fuori da poco, eh? Giovane ma bravissimo, vero? Yes, già. Chiudiamo. E Davide Muzzoli, difensore, e Ronaldinho. Ronaldinho, sì. Insomma, Del Piero e Ronaldinho andiamo a pescare anche in qualche anno fa, però insomma siamo in una fascia di campioni davvero che hanno lasciato il segno. E allora, un applauso ancora agli esordienti dell'Accademia Rimini Calcio, Vincenzo Bellavista. Saliamo ancora di annate, di categoria, parliamo di 2001-2002, quindi di giovanissimi. Allora, chiamo qui sul palco Cono Fusco, Francesco Pigozzi, Giacomo e Alessandro Corazzi, insieme ovviamente ai loro ragazzi. Eccoli qua, sì, siete sempre, è chiaro. Allora, mentre arrivano, facciamo un passo avanti, sì, venite ragazzi, facciamo un passo avanti intanto perché ormai ci sovrastano a livello d'altezza, sì. Io non sono un gigante ma loro sì invece. Allora, con i mister, prima vi volevo farvi raccontare un po' questi ragazzi, a parte che crescono come dei funghi, sono già dei giganti davvero, ma come se la cavano? Bene, dai, siamo molto contenti del lavoro che stiamo facendo. Io personalmente alleno la categoria 2002 e diciamo che dall'inizio anno già veramente siamo cresciuti molto. E niente, poi tra altre cose li conoscevo già dalla... Il bello dell'Accademia è anche che magari ci sono molti allenatori che conosciamo i bambini sin da piccoli e io ho la fortuna di lavorare sia nei pulcini che nei giovanissimi, quindi vedo proprio il percorso, chi è che è con noi da tanti anni, vedo il percorso di crescita per intero, quindi sono fortunato anche per quello e posso dire veramente di essere molto contento della categoria 2002. Stiamo facendo bene, stiamo migliorando molto e il gruppo è molto unito, sono tutti molto amici e questo è importante.
Ma io altrettanto sono contento di quello che fanno i ragazzi, che tra l'altro sono secondo me nell'età più delicata, i 2002, insomma, giovanissimi, sono la categoria un pochino più borderline con certi lavori, iniziano a crescere, non sono tutti uguali di livello, però insomma riusciamo perlomeno a creare una buona omogeneità ormai nel gruppo, e questo è molto importante, perché comunque sì, appunto, c'è chi è che inizia ad avere altri pensieri extra, c'è chi cresce di più, cresce di meno. Invece siamo abbastanza soddisfatti, oltretutto lavorando in famiglia insieme, tra fratelli abbiamo un buon contatto e una buona sinergia, riusciamo a creare perlomeno qualcosa di positivo, ecco. Allora, io sono l'allenatore dei 2001, è un gruppo molto importante in Accademia perché è un gruppo di grande qualità. È già 2 anni che io, Francesco, e voglio citare anche Daniele Sapori, che oggi non c'è, che però è il nostro collaboratore, seguiamo questo gruppo, sta ottenendo dei risultati di un certo livello e quindi siamo contentissimi. È 2 anni che stiamo facendo un percorso molto importante, confrontandoci con le realtà migliori della zona e direi con risultati molto molto proficui. E il gruppo è un gruppo di ragazzini, come ho detto, di qualità importante, ma una cosa che mi preme sottolineare, vorrei ringraziare i nostri genitori che ci seguono e seguono la società in qualsiasi iniziativa venga proposta, e questo fa sì che il gruppo poi cresca tranquillamente e faccia delle cose come quelle che sta facendo. Giusto, che cosa possiamo aggiungere? Io aggiungo solo che sono 4 anni che seguo il gruppo del 2001, quindi da quando ho iniziato l'esperienza con l'Accademia ho visto crescere questi ragazzi, e quindi è una bellissima esperienza, sarebbe bello vederli arrivare fino in prima squadra. Molto bene, allora andiamo a scoprire, andiamo a conoscere meglio. Anche voi, faccio le stesse domande, poi siete più grandi, quindi avete già le idee molto chiare. Io mi chiamo Nicola Flamigni, sono un portiere e il mio giocatore preferito è Casillas. Rolly Nicolò, gioco come esterno centrocampista, il mio giocatore preferito è Neymar. Sono Diego Chiodi, gioco in difesa, il mio giocatore preferito è Chiellini. Sono Francesco Saricai, faccio il terzino sinistro e il mio giocatore preferito è Marcio. Sono Federico Grossi, sono un centrocampista, un difensore centrale, e il mio giocatore preferito è Thiago Silva. Sono Eric Barosi, un attaccante, il mio idolo è Lavezzi. Sono Mattia Giulianelli, sono un centrocampista e il mio giocatore preferito è Amezio Rodriguez. Mi chiamo Francesco Bianchini, gioco come centrocampista e il mio idolo è Simone Padoin. Sono Davide Dente, sono un portiere e il mio idolo è Andanovic. Sono Mattia De Michele, gioco come punta e il mio giocatore preferito è il tank Dennis. Sono Alessandro Scipioni, mi piace, sono esterno destro e mi piace Zlatan Ibrahimovic. Perfetto, ora ragazzi, chi ha già fatto, lasci un attimo, rimanete qui sul palco, però fate venire avanti perché facciamo un secondo giro con chi si deve presentare, ecco qua. Sono Andrea Calisesi, difensore centrale Thiago Silva. Giacomo Borghini, trequartista Mertens. Luca Mordini, attaccante Biabiani. Nicolò Verdinelli, centrocampista Thiago Silva. La Montagna Davide, terzino Koulibaly. Giulio Semprini, punta Lewandowski. Manuel Sapori, terzino Suarez. Tommaso Bezzi, terzino Murillo. Basta. Eh? Non ho capito il preferito. Murillo. Ho capito Murillo, diceva l'allenatore. Già, mi sembra un po' giovane, però Murillo. Okay. Mattia Bernardini, attaccante Suarez. Riccardo Barocci, portiere Diego Lopez. Rosti Thomas, esterno Cristiano Ronaldo. Edoardo Ermeti, difensore centrale Miranda. Perfetto. Eccoli qua allora, palco per loro. Un applauso ancora ai giovanissimi dell'Accademia. Chiudiamo con la categoria allievi, qui abbiamo presenti gli allenatori, parliamo di classe 99-2000. Allora chiamo Giorgio Rinaldi, Daniele Donadoni, Claudio Bartoletti e Michele Balacchi per raccontarci un po' cosa stanno combinando gli allievi dell'Accademia. Ben arrivato. Grazie. Allora, intanto che ci raggiungono gli altri colleghi, un po' raccontiamo questi ragazzi, che cosa combinano. I 99 sono una squadra rimediata quest'anno da altre società, un po' così come
una squadra Arlecchino, no? Tanti pezzi presi un po' qua, un po' là, e così all'inizio era una squadra un po' che aveva difficoltà, invece hanno dimostrato di essere molto bravi e stanno ottenendo dei risultati ottimi dal punto di vista del comportamento, dell'educazione, delle regole da rispettare, ma anche dei risultati individuali, e stanno facendo molto bene, stanno giocando benissimo, e contro tutte le squadre che giochiamo hanno dimostrato di saperci fare e di far valere le proprie individualità e anche il gioco di squadra. Credo che l'Accademia possa così fare forza su questo gruppo per l'annata prossima, dove dovrà creare la squadra della Juniores, che non c'è, e credo che con un paio di innesti possa realizzare una squadra molto competitiva che potrebbe essere il serbatoio per la prima squadra. Sono convinto che loro, anche attraverso gli allenamenti che facciamo, che ogni anche piccola esercitazione o piccolo accorgimento lo prendono con una grande lezione e se ne appropriano. Ogni domenica dimostrano che provando a fare le cose che andiamo ad allenare in campo, ogni volta migliorano sempre partita dopo partita. Non è il risultato della partita che ci interessa il risultato dell'individuo, e sono convinto che l'Accademia possa fare forza su questi ragazzi negli anni futuri. Perfetto. Sì, io posso aggiungere che, come ha detto Giorgio, la più grande soddisfazione è quella di vedere dei ragazzi che all'inizio avevano delle grosse difficoltà atletiche e tattiche. In pochi mesi sono riusciti a migliorare molto fisicamente e tatticamente. Tatticamente fanno delle cose a volte sorprendenti. Hanno delle soluzioni individuali e collettive che io, dopo tanti anni che ho giocato a calcio in categoria, faccio fatica a vedere in ragazzi di categoria. Cioè loro, essendo allievi, già hanno delle soluzioni ottime in campo. Benissimo, passiamo all'altra annata. Allora, io sono Claudio Bartoletti e assieme a Michele abbiamo il gruppo dei 2000 e lo stiamo seguendo da... questo è il terzo anno. E così, ragionando meno sui risultati, più sulle prestazioni, anche se i risultati sono soddisfacenti, diciamo che c'è una buona crescita del gruppo. È un gruppo che sicuramente si fa apprezzare per l'educazione. Abbiamo avuto modo anche di disputare dei tornei fuori, quindi dormire fuori, in albergo. E come sappiamo, i ragazzi in queste situazioni un pochino, non dico che perdono la testa, però si scatenano. Noi abbiamo sempre dimostrato delle qualità di educazione ottime. Poi dietro a questo chiaramente c'è anche una crescita importante sotto l'aspetto del calciatore. È un gruppo che si allena con impegno, numericamente gli allenamenti, insomma, siamo sempre abbastanza, i ragazzi ci sono, c'è entusiasmo, esprimo un piccolo rammarico. Oggi avevo chiesto a qualche ragazzo di venire qua a essere presente a questa giornata. Diciamo che veniamo da una partita questa mattina, che siamo tornati a casa verso il 13:30, anche una bella partita, dispendiosa anche sotto l'aspetto fisico, però una tiratina di orecchie gliela voglio dare. Va bene, anche se li perdoniamo visto che hanno giocato questa mattina, quindi insomma non era facile poi anche per le famiglie organizzare mattina, pomeriggio, insomma il calcio non monopolizza un po' dopo troppo la domenica, comunque ci può stare. Che cosa possiamo aggiungere, Michele? Ah, niente, cioè le cose da dire sono state dette, cioè questa è la realtà, cioè, non aggiungiamo niente, non togliamo niente. Un complimento ai ragazzi, un complimento ai genitori, un complimento alla società. Quindi tutto perfetto, benissimo. Allora, siamo quasi in chiusura, non in chiusura perché adesso raccoglieremo i biglietti per la lotteria. Vedete alle nostre spalle Intersport, che collabora con il Centro Atlante, con Icaro Sport per questa iniziativa, quindi adesso raccoglieremo i tagliandi per poter partecipare alla lotteria con tre bellissimi premi in palio, quindi restate con noi, tra poco la lotteria finale per quanto riguarda questa prima puntata di La Mia Società al Centro Atlante con l'Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista.
E allora siamo pronti per il gran finale, pronti per la lotteria. Ricordo i premi offerti da Intersport, che ha un bellissimo negozio di articoli e abbigliamento sportivi qui all'interno del centro Atlante. Vi invito ad andare a fare anche un salto, visto che siete tutti sportivi, per poter vedere tutte le ultime novità e non solo, di tantissimi settori. Si va davvero dal podismo al ciclismo, al nuoto, ovviamente al calcio, al basket, insomma tutto il necessario per praticare attività sportiva. Ed è proprio Intersport che mette a disposizione i premi per la nostra lotteria finale di La Mia Società, con il protagonista di questa prima puntata, l'Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista. Allora, qui al mio fianco c'è il presidente Claudio Betti. Chiamo anche tre volontari per il sorteggio dei tre premi, quindi vediamo se voi tre volete essere padroni del vostro destino. Venite. Ecco qua i nostri tre volontari. Per avevamo anche una bimba. Allora no, va bene, abbiamo quei tre volontari. Allora, primo premio, mi raccomando, tanto non si vedono i numeri. Allora, terzo premio, un bellissimo pallone che possiamo prendere insieme a Claudio. Ti sfrutto così mi aiuti per questa cosa. Un bellissimo pallone che non va a te, ma tu devi estrarre il numero. Lui se l'è già accaparrato, vediamo un po'. Vai pure, pesca così a caso e leggimi quel numero. 233. 233 per il pallone da calcio. Ecco, prego, c'è una mamma, ma facciamo venire la mamma, perché abbiamo parlato prima dell'importanza dei genitori e questa è l'importanza dei genitori, vincono anche i palloni, ecco qua, perfetto. Ne avevamo pochi a casa. Quindi vi serviva, eccolo qua, prego, puoi consegnare il pallone, lo puoi consegnare a lei, va bene? Grazie a voi per aver partecipato. Allora, secondo premio, qui abbiamo una bellissima tuta. 212. Numero vincente 212. No, non ci posso credere. Oh, non è che hai favorito lì il tuo amico lì, No. Ah, scherzo. Ah, non lo conosce neanche, vedi, quindi non c'è. Perfetto. Allora, questa è la tuta, ecco qua, puoi prenderla direttamente, ecco qui. Benissimo, ovviamente il pallone no, perché la misura è quella, ma per tuta e scarpe, se non è la tua misura, se non è la vostra misura, potete andare a cambiare già oggi e provarla, anche visto che siete qua a Intersport, così fate un bel giro nel negozio e vedete appunto. Tocca proprio a te, quindi il tuo non lo potrai più pescare, o ne avevi più di uno? No, ne avevo più di uno. E non pescare allora un altro tuo, facciamo contento qualcun altro. Vediamo, terzo bigliettino. 220. Chi è il 220? Qua siamo sulle scarpe da calcio. Questo è un super premio. C'è un babbo, dopo la mamma c'è il babbo. Sì, la mamma è sparita, allora è venuto il babbo. Ma è giusto, così abbiamo un rappresentante, no, per ogni genere, no? Uno femminile, uno maschile. Benissimo, sì, va bene. Grazie per aver partecipato. Tutti, grazie per la manifestazione, grazie a tutti. Grazie, allora grazie anche a voi, i miei tre valletti speciali, per questa estrazione. Parola finale al presidente per i saluti e i ringraziamenti, perché insomma abbiamo visto davvero tante famiglie, credo ci siano, mi auguro vi siate divertiti oggi qui al Centro Atlante per un pomeriggio diverso dal solito, anche all'insegna dello sport. Beh, certo, ho visto grande partecipazione e quindi mi sembra anche doveroso prima di tutto ringraziarti per la bella iniziativa la domenica pomeriggio che abbiamo passato insieme a voi, e veramente grazie di cuore. Però lasciami un attimo di tempo solamente per ringraziare calorosamente tutti i genitori della scuola calcio dell'Accademia Rimini Calcio per aver partecipato, per aver fatto modo che i loro ragazzi potessero partecipare stamattina, oggi pomeriggio, fuori è una bellissima giornata, quindi gli abbiamo rubato un pomeriggio veramente primaverile. Grazie a tutti i genitori, grazie di essere intervenuti, grazie veramente a tutti quanti. Grazie Roberto, anche a te. Grazie all'Accademia Rimini Calcio Vincenzo Bellavista, grazie per aver partecipato. Grazie al Centro Atlante, grazie a Intersport per i premi. Prossimo appuntamento, ma vicino qui al Totem,
Domenica 6 marzo, sempre a partire dalle 15.15, avremo questa volta protagonista la pallavolo con un gruppo importante del nostro territorio, il B-Volley. A tutti un buon proseguimento, grazie ancora!